8.000 like e arriva al secondo episodio perché Alessio l'ho adorato, sì. L'ha adorato. La Sabri e Pica, il libro della felicità su Amazon e in tutte le librerie. Cosa stiamo facendo? Ti vedo guardinga. Non so quanto tu sia pronto per fare questo video. Buongiorno mie amate bussole, come state? Io per ora sto bene, tra 10 minuti non lo so, perché oggi il mio fidanzato con me... Sì. Allora, aspetta, apriamo una parentesi. Sì. Quanti video... Cioè, tu sai che faccio la youtuber da tanti anni? Sì. Ti è mai capitato di guardare qualche mio video? Assolutamente no. Ok. No, da quando ci conosciamo sì, qualcuno... Prima mai. Mai, no. Potrebbe non esserci sono proprio un problema. Il tuo target di riferimento. Potrebbe esserci un problema in questo video. Sì. Che adesso noi guarderemo i primi video che facevo. Wow, immagino. Immagino la qualità sopraffina. Sarà una cosa molto bella. Sono. Io non riguardo mai quello che faccio, nel senso che già, per esempio, mettermi video di un mese fa non riguardo più, non mi ricordo più molte cose. Figuriamoci video di 7 anni fa, dove magari sono io, mia sorella, che immagino 7 anni fa era piccolissima, era un adolescente. Ma non dico altro. Sei pronto solo per iniziare? Così, via, vai. Sì. Certo. Andiamo. Ragazzi, reaction ai miei video di 7 anni fa, i primi video che ho portato sul canale. Questo è by Andre, mettetevi comodi, sto per sbloccarvi. Ha scritto sboccarvi? No, aspettate, ha scritto veramente sbloccarvi. Un ricordo. Un incubo. Scary get you down. Questa sono fan anche la canta. Ah, pensavo fossi tu. No. Ho aperto questo benedetto canale YouTube chiamato La Sabri. Perché eri una signora di 50 anni in questo primo video? Questi capelli. Perché li stavo facendo crescere, erano ancora più corti di quelli che ho e stavano crescendo piano piano. Dai, ma non però è vero. C'è una cosa che mi piace, il muro. Il muro è bellissimo, il muro è giallo. Lo sapevo che questo sarebbe piaciuto. Tutto il resto... Ah, faccio una piccola premessa. Molti video... Sì. Che voi vedrete qui non ci sono più sul canale, quindi ma giustamente, visto... è inutile che voi andiate a cercarli perché non esistono più. Ma poi da quanti anni è che non si usa più lo smanicato così di jeans? Beh, non si usa più. A me è sempre piaciuto. E si poi... parlo che è 8 anni fa questo, eh. Dove sono i tatuaggi? Non ci sono. No, non... Ste belle braccia di fuori. È vero! Sabri Gamer. Perché la Sabri Gamer? Perché come molti di voi ho la passione dei videogiochi sin da quando ero piccola così. Sai come si chiama questo personaggio che ci sono qui? Minnie. No, non questo, quello in mezzo. Quello è un goblin. Sì, un goblin. Di che gioco? Quello Blastoise. Perfetto, guardate Blastoise. AFK, Away From Cuba. Che cosa vuol dire? È un be right back. Dai, ma erano carini i capelli, non dispiacciono invece. Sì. Ma concentriamoci un attimo sulla faccia di Sullivan lì dietro. Cos'è che gli è successo di preciso? Non lo so, ma AFK cosa vuol dire? Away from keyboard, vuol dire che non sei alla tastiera. Ok, quindi io non so, l'ho imparato a Big Ben Theory. Mettevo in atto i termini da nerd. Ah. Tipo questa volta ci allontaniamo per più tempo. Vi voglio fare un esempio. Guarda, per esempio, cosa succede? Io stavo giocando. Stai fidando prima di tutto. Entra, aspetta, c'era un tuo sosia che suonava il campanello. Dovete fidare troppo. Oh yeah. Cioè, hai capito? Ah, una silhouette nera non serve niente. Sì, amici, va. Vado FK. Terza posizione. Ricordatevi di spegnere. Su scambio di capelli. Sì, qua avevo fatto le treccine. Tipo la settimana dopo, però ho fatto le treccine. Qua ti piacevano? Sì. Non ti piacciono a te molto le treccine? Fare perché altrimenti ultimo livello e poi finiamo il gioco. Adesso ti riconosco. Sì. In questa posa. Sì. Mezz'ora e arrivo, hai pulito la casa. No, già. Guarda qua che editing. Quindi cioè, è documentata l'unica volta in cui hai pulito qualcosa. Ma è incredibile, è bellissimo. Sì. Guarda che brava. Non so perché qua non c'è più la musica. Ops, non c'è più qua. Okay. È tornata la musica. Cioè, quindi i piatti li sai lavare? Sì. Ma io ti odio. Anche che cosa finto nel pubblico. Bella, sì. Qua ho iniziato a fare la mia rubrica, la Sabri Chef. Quello che vi voglio presentare oggi è il... Guarda come lo secca. Un po' secca, sì. Il mio Pokémisu. E adesso vi voglio subito presentare il Pokémisu. Ho fatto delle fantastiche coppette viola. Una viola per forza. E poi un misurino che serve per misurare. E abbiamo anche degli ingredienti commestibili. Non
io non so che cosa sia questa roba. Buonanotte. Mamma mia. Ok. Attenzione, la nonna gamer. Sì, la nonna. Da tempo, nonna. Per iniziare il video si salutano i nostri amici. Sì. Vedi, l'audio vedo che comunque era bello, bello curato. Entusiasmo. Ciao amici. Ciao amici. Okay. Perché l'audio era del cuffia. Ti farò vedere mia nonna. Sì. Alle prese con Mario Kart 8. Partiamo. Mario Kart, ti ricordi Mario Kart che ci giocavamo? Certo. Ma non so, ma non sapevo già registrare. Come facevo a registrare? Madre natura. Guarda Zacca. Ed i puffi sono tutti amici suoi. Riuscire a stare così al buio. Ma povero mio cagnolino. No, non lo so. La giornata inizia subito con qualche intervista per la rubrica Happiness insieme al nostro amico Dario. Continuiamo poi nel parco vedendo come. Non so precisamente che cosa ho fatto. Che addirittura si mettono in posa per me. Vari disegnatori e fumettisti, altri cosplayer, e guardate questi che se la bevono beatamente e fanno bene. Potrei ordinare una pizza. Sì, pronto, pizzeria Enamali. Vorrei ordinare una pizza. Una pizza condita, sì, condita. Oh, era anche capricciosa. Ecco, se ti chiedi perché non avessi mai guardato un tuo video dell'inizio, penso che ti sei già data la risposta, no? Dalla mente del simpatia, portarmi via una cagata, fa tutto schifo. Oddio, sto piangendo. Pizza condita. Guarda come erano cresciuti i capelli. Due. Avevo molti più capelli di ora. Ma cosa gli facevo? Che ha fatto con me la challenge. Hai sbacchet challenge. Sì. Mi sa. Hai visto quanti capelli che avevo? Ora non ce l'ho più così tanti. Più ti piace del mio corpo? Io ho una cosa che mi fa impazzire, che voi direte: ma what the fuck? Ma gli zigomi. È vero, dai, ho degli zigomi carini. Forse non veramente non potete capire. Ho degli peccato zigomi... da quando te li sei rifatti. Ma non è vero! Ho degli zigomi OP. Guardateli. OP vuol dire? Overpower. Bravo! Pablo e Francesca. Pablo e Francesca. Che schifo. Comunque vedo congiunti di qualità. Ciao Bibani, ci sta. Ma amore, però parliamo di 7 anni fa. Cioè, andava quello. Pazzo cavallo, correva come un razzo. Ti ammazzo il cavallo. Pezzo, ti pezzo il cavallo. Mazzo il cavallo. Ti ammazzo il cavallo. Quanto ero piccola. Allora, poi me lo mangio come bistecca. E poi lo mangio come bistecca. Tua sorella è psicopatica come te? Penso di onesto. No, vero. Fai una faccia idiota. Sì. La grande me la... Ma guarda, ci non siamo super piccole. Ma un po' sì. Sara dice, fate questo. Buongiorno signorina. Buongiorno. Chi è? È la Laura. Bravo. Posso offrirle qualcosa da bere? Vorrei un succo all'ananas. Un succo all'ananas? Sì. Vado a prenderlo. No, aspetta, prima ti devo raccontare una bella barzelletta. Oh, ma sì, che contenuti sono, tra l'altro? Cioè, non sto capendo. Barzellette, mi dica. Cosa fa uno sputo sulla scala? Cosa fa uno sputo sulla scala? Non lo saliva. So, signorina, me lo dica lei. Saliva. Ok, niente succo per lei. Niente succo per lei. Devo manderla a cere! Sul ballo del prosciutto, se non lo balli sei brutto. Chiama Elisabetta con la sua pancetta. Mangiati un panino con il salamino! No, no! Ti prendi, sti via! Ma i miei devo prendere! No, i miei! Ma no, è tuo! I miei è tuo! C'è da dire che gridavi già tutto il tempo, quindi sei rimasta costante. Ho già capito che avrò l'orecchio di un altro colore perché mi sto colorando tutto l'orecchio. Ma scusate, ma come faccio a farmela dietro? Random? Così. Ma poi che cosa mi sta facendo? Una tinta. Ma di che colore? Sembra rosa. Sto per vomitare. Oh, ma da questa è la foto di Miss Eleganza, quella che Andre mi ha trollato per tutta la vita. 30, 50, 40. Dividili in fattori primi e calcolami l'MCD. Non è una malattia l'MCD. Massimo comune denominatore. Fa ridere. Ora ho un'idea. Chiamiamo amico Andre e trolliamolo. Tanto lui ci casca. Trolliamolo? Ma come parli? Parla bene, parla bene. Come adesso che dici scam. E beh, adesso è scam. Un attimo, sto chiamando amico Puntone. Hashtag amico Puntone. Sì, pronto? Sono Rita dalla Fonafon. Parlo con il signor Parisella? Confermo.
dica. Volevo parlare della nuova offerta nata di You and Me Vodafone. È una nuova offerta che... Lei che operatore ha, mi scusi? Saranno fatti miei questi? Sì, ha ragione anche lei. Non è che era per forza, doveva dirmelo. Era per... ha capito, insomma. Non proprio, sto aspettando questa offerta, ma... Mi scusi. Vuole ora sì, lei non sa niente, niente. Qua siamo andati, c'è la Cristina che cantava, Mila e Shiro, due cuori nella palla, oh, brava! Sempre, sempre così, sarà. Qua ero andata da Cristina, amore, quando toccava il momento della mia foto, pianto e sono scappata. Mila e Shiro, sempre così, ero già brava a cantare. Sì, uguale ora. Di Loch Ness, perché sei rossa? Ma c'è un video con tua sorella dove non sbavate? No, okay. Nonna ci insegna a fare le orecchiette. Cioè, lei le farà e noi guarderemo molto probabilmente. E lo dovete fare voi pure. Eh sì, siamo Duck. Siamo Duck, siamo Anatre, ci ha detto. Boh, probabilmente o qualcosa. E adesso io non ricordo di questa roba. Siamo in un concertino. Giulio, tu sei capace, dopo le farai anche tu. Siamo a casa 3, di Giulio. 2, 1. Questo lo fa ancora ora, vorrei dirvi di no, ma lo fa ancora ora. Vi mandiamo un bacio. Oddio, qua gli sono rimasti tutti gli schifi dall'intesta. Mi ha odiato per un anno intero, non venivano via. Giustamente. Vi invitiamo a... Lo vogliamo un like dopo tutta questa roba che siamo fatti, vero? Anche due. No, due non si possono mettere. È ve lo giuro. Schiacci male. Ma comunque, cosa... ho schiacciato io, è uscita la leggera uscita. Io non ce l'ho il minatore, vedi? Sei la solita fortunella. Ma giocavamo Clash Royale? Via. Ti giuro che ti butto fuori. E' quella la cosa di essere grassi. A calci nel culo. Non mi puoi muovere da qua se tu non tu vuoi. Tu e quel sederone grasso che ti ritrovi. Grasso. Grasso. Sono arrivata a Linate, il mio autista privato. Un vaccino è venuto a prendermi con... Aspetta, focus. Una sorpresa. Una sorpresa. Oh! Ciao. Come c'è anche Giulio. Ma non so dove... Otto. Come stai? Non so dove stavamo andando, Ok. Otto. Vabbè, io vado alla sud, questo mi ispira. Ma in fiera probabilmente. La fiera è sud. Non lo so, io non avevo trovato. Andiamo con il sud. Tanto vieni dalla Reggio Calabria. Guarda come mi truccavo. Ero brava a truccarmi, eh. Sbavavi un bel po'. Sì, sbavavo un bel po', ma io ho sempre sbavato. È vivo. Volevo dire che tipo... Ah, qua mi ero appena fatto le tette. Avete presente? Cose senza senso, come in ogni suo video. Mamma. No. Tu lo sai che quando poi farò l'operazione sarò così per qualche minuto. Non vedo grosse differenze da come sei normalmente, eh. No, Andrea, non devo ridere, mi fa male. E non mi guardare allora. Allora, avete presente? Cioè, no, non c'è. Però te la bava. Quando un pullman vi investe. È vero, uguale. Ti crescono le tette quando ti investe un pullman. No, ho capito male. Aspetta. Non farmi ridere. Detto questo, amori miei, è arrivata l'ora della nonna. Quindi, nonna, cosa si dice? Buonanotte e grazie di tutto. Non so precisamente di cosa, però grazie in generale. E invece lo zio che... Mamma mia, è affamata perché è da stamattina che non mangia. È buona l'insalata. Eravamo andati a Roma a fare un centro commerciale e loro hanno venuto il merch. È buona qualsiasi cosa. Oh, Romano, senti come faccio bene la Romana. Dai. Ha dato un carico a porta. Se sorghi aperte e porte. Infami, se fate così, allora io ho menato solo io. Ma tu che romani conosci che fanno così? Prova a leggerla tu. Se sorghi aperte e porte, meglio io stavo io. A tutti. Allora ho detto... Vai, leggimi il romano. Oh, ho dato un carico alla porta, non so riaperte le porte, gli stavamo a menà a tutti, andavamo a piangelato. Ma sei bravissimo! Ma io sono nato a Roma. Allora io ho menato tu. Sei bravissimo! Scusate, ma l'ho letta meglio io, questa è classe giura. Romana. Oh, sono più bravi io! E tu mi hai fatto prendere il naffiatoio! Beh, metti che arriva, glielo lancio in testa e poi scappi. Dove hai i tuoi capelli? Oppure puoi dare da bere alle piante. Sì. No, era un flash e basta, il temporale. Sì, non che faceva le foto. Vai a vedere là se tipo c'è qualcosa tra gli scatoloni. Non ci voglio videocare, no pago affitto, no pago affitto. È divertente. E questo è il forno. Ma questo è uno specchio, guarda. Mi sa, batti mani, prova a batti mani. Quasi non che... sei pazza. Io non ho ricordo di niente di queste cose, Ma che ne so io? Ma che ne so io? Dai, microondati un po'. Numero di programma, carne e pollame. Sapri. Due, pesce, no, ascolta. Dimmi la radio, che radio metto? Radio Maria. Guardiamo la faccia. 3, 2, 1.
Ah, mannaggia. Io giuro abbiamo un tatuaggio insieme. Due. Mannaia, la mannaia è un coltello. Com'è? È malissimo. Ah, ma questo è quello al piede. 5, Torero, ole, ole, vai Toro. Bene ragazzi, questo video può concludere. No, 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 bella. Sei una cicciona. Se volete il secondo round sul canale. Non so perché stavamo facendo queste cose. Per quanto ti pazzi avevo. Ci vediamo domani con il prossimo video. Facevi la collezione di acari? Sì. Ora? Sì, l'abbiamo fatta. No, io sono per terra. Sono l'unica che sta cantando. Anche io. Prendiamole, bellissima. Una domanda, Sabri, ma chi è questo figo? Guarda quel figo lì. Sì, ti risalta gli occhi. Hai visto che capelli? Ogni volta io cambio. Sì, coprono, sono invernali estivi anche. E quindi non lo so, sarà un'altra scelta. Qua iniziamo a ragionare in realtà, Ma cioè, cosa sto comprando qua? Potremmo trovare. C'ho frusaglie. No. Il primo vestito. Ah, i vestiti di matrimonio di mia mamma. È una specie di tuta elegante. Che sì, sì, matrimonio. Le mie up tempo fa un po' schifo. Quindi me le leverò e metterò sulle punte. Quindi ora passo la videocamera ad Andre. Andre passerà a me. Andre era sempre con me gli altri anni, eh. Poveraccio. Vedi, qua stavo cercando il vestito di matrimonio per mia mamma. Bello però, È fighissimo. C'è Pietro, oh, raga, ma chi si ricorda di Pietro? Poi voi dovete votare nei commenti e io prenderò quello che votate. Ti piace questo? Sì, non era male. È finito! Finisce col botto proprio. È finito! Cosa... Allora, adesso puoi togliere le cuffie. Cerca di limitarti. Cosa ne pensi? Vorresti vedere un altro episodio? Se arriviamo almeno a 1000 like... 5000 like. Ok, sì. 8000 like, altro episodio. 8000 like e arriva un secondo episodio perché Alessio l'ho adorato, sì. L'ha adorato. Io ci sono moltissime cose che neanche me le ricordavo, neanch'io. Ragazzi, sono mi sembrava di non esserci. Ma sono tanti anni che faccio video su YouTube. Certo. Non sei mai comunque stato. Meno di me. Però c'è da dire una cosa, sì. Che tra qualche giorno invece uscirà il best of del 2021, quindi qui ci sarai spessissimo. Ok. Ok, quindi 8000 like e si fa la seconda cosa. Scrivetemi nei commenti che cosa pensate di quello che avete appena visto. Come vi ho detto, tanti video non esistono più sul canale. Non mi dispiace della cosa. E aspettiamo i vostri commenti. Vi mandiamo un bacione grandissimo. E ci vediamo domani con il prossimo video. Ciao!